credo di averlo detto chiaramente, nel senso che quando si sperimenta una cosa per la prima volta, si decide anche di essere i primi a sperimentare, possono esserci evidentemente delle cose che possono non funzionare. Ora, già solo sul lato comunque comunicativo, molti cittadini mi fermano e chiedono di capire se possono circolare oppure no. Dal punto di vista tecnico faremo delle verifiche, quindi non mi sento di dire oggi chi ha sbagliato, non è questo il punto, e certamente il comandante Bezzon non deve essere capo espiatorio di questa vicenda. Il punto è che adesso faremo una verifica interna, abbiamo chiesto un parere al Ministero, anche perché molte città sono in difficoltà, e speriamo che possa essere poi chiaro l'iter per tutti. L'amministrazione, anch'io in prima persona, ho fortemente spinto per questa sperimentazione, perché credo che incentivare la micromobilità, in particolare non inquinante, sia un punto forte, peraltro nel nostro mandato elettorale. Ora è evidente che dovremo capire come farlo al meglio, però politicamente non ci fermiamo su questa linea, su questa tipologia di, come dire, obiettivo. È chiaro che abbiamo la responsabilità di far sì che avvenga bene, in sicurezza, con comunicazioni chiare. Oggi mi sento di dire che qualcosa non ha funzionato. Il tema non è stato l'intervista, perché sembra che qualcuno abbia posto l'accento sul comportamento singolo. Il comandante mi aveva già riferito rispetto a questa volontà, non sta a me evidentemente entrare nelle sue scelte. Quello che ci tengo a ribadire è che la città lo ringrazia per il lavoro che ha fatto. E peraltro gli ho chiesto io, come ho già detto in aula, personalmente di rimanere in carica fino alla sua sostituzione, e lui ha accettato. Oggi l'assessore La Pietra non era in aula perché era impegnata su altro, quindi nessun motivo politico, e quindi non c'è, come dire, nessuna volontà da parte mia di allontanarla, giusto per chiarire, anche perché ho sentito, come dire, commenti a margine. C'è volontà mia di capire che cosa abbiamo sbagliato, sia lato politico sia lato tecnico, e riuscire a dare una risposta in più breve tempo possibile ai cittadini rispetto alle modalità con cui si può usare il monopattino, e con chiarezza in che zone della città, e anche in base alla segnaletica, come sapete, stiamo installando nella città. Quindi ci vorranno ancora 48 ore di tempo per dare informazioni certe. Non voglio dare informazioni non certe in questo momento. Siamo in attesa, come ha detto anche l'assessore La Pietra, di un parere del Ministero che dica chiaramente come può essere utilizzato. Chiesto una verifica interna, riguarda tutti, guardate, non mi sottraggo nemmeno io, nel senso che sono il vertice dell'ente, però ripeto, stiamo decidendo di sperimentare per la prima volta un elemento nuovo all'interno di una comunità urbana. Qualcuno ha citato Milano, anche Milano ha avuto le sue difficoltà, quindi a noi, come dire, la responsabilità di fare il più breve tempo possibile chiarezza, anche col supporto del Ministero, cosa che io auspico possa arrivare presto, appunto, questa risposta, questo parere, che sarà molto importante anche rispetto alle multe.